Il segretario del PD di Polla, Raffaele Ippolito, spiega quanto si è discusso nell'ultimo incontro che si è tenuto a San Pietro al Tanagro sulla sanità da parte del partito e da parte del coordinamento del Vallo di Diano. È venuto fuori nella relazione finale dell'onorevole Amabile e dell'onorevole Iannuzzi nel preparare un documento congiunto tutti i sindaci del Vallo di Diano di concerto con i circoli, insieme al coordinamento logicamente del PD, e di presentarlo alla Regione Campania, e l'onorevole Amabile si è fatto carico di portarlo in quinta commissione con un'audizione sua personale. Sono stati quelli appunto di sbloccare il commissariamento, di sbloccare il turnover, di dare più forza all'ospedale di Polla a livello di unità operative. Il segretario non risparmia delle stoccate al comitato Curo, che da qualche giorno sta raccogliendo firme affinché non venga depotenziato il reparto di trasfusioni dell'ospedale Luigi Curto. Ippolito soprattutto punta sulla non frammentazione della politica e del fronte per difendere l'ospedale di Polla. Non vorrei fare polemiche con questi comitati che sono nati in questi giorni, che stanno raccogliendo delle firme, ma queste firme non servono a niente, perché senza politica secondo me non si va da nessuna parte. La politica è importante, in questo momento dobbiamo sfruttare sia il Partito Democratico, che è un partito di governo partendo da Roma fino all'ultimo paese del Vallo di Diano, e gli uomini che sono stati eletti nelle ultime regionali, in primis il Presidente De Luca. Quindi con questi uomini noi sicuramente, stando insieme, facendo una politica seria, una politica attiva, sfonderemo parecchie porte.